Ciao a tutti da Roberto Gaudieri Channel, buon venerdì. Oggi con il brand Elettrodiscount andiamo a parlare di un confronto. Andiamo a vedere che cos'è. Street Fighter! Oryuken, Oryuken! Vi ricordate, quando giocavate vi spaccavate tutto il pomeriggio a Street Fighter. Scherzi a parte, ovviamente, kit monoled contro kit Apollo. Effettivamente, molte persone... Ma Roberto, ma... Kit Apollo, kit monoled, quello che prendo? Ma è migliore questo, è migliore quello, quello che prendo? Ma l'H1, prendo il monoled? Un po' di confusione. Riprendiamo un po' tutto il discorso monoled e Apollo. Pro e contro, vantaggi tra un prodotto e l'altro. Andiamo a vedere. Eccolo qua. Kit monoled ormai anche i muri le sanno. Le dimensioni abbastanza ridotte per quanto riguarda un prodotto di fascia alta. Ricordiamo, tutti e due i prodotti sono per fare lenticolari. Ovviamente vedete qua una proiezione di una Alfa Romeo Giulietta, di un faro lenticolare, contro un muro bianco. Vedete qua la perfezione, nessun problema di cono d'ombra, tutto secondo la norma. Dimensioni 14,7, 14, scusate, 42,9 dal collo, mezzo collo fino ad arrivare alla punta, 45 dal mezzo collo fino ad arrivare al dissipatore e 32,8 mm. I diametri, quindi un prodotto, ricordiamo, con la centralina dissipazione attiva. Il migliore attualmente l'XHP 70.2, il miglior prodotto attualmente che c'è sul mercato per quanto riguarda il faro lenticolare. Colorazione leggermente tendente più alla 6500K rispetto alla vecchia versione, che era un 6500K, quindi tendente più al blu. Questo è più tendente al bianco ghiaccio, bianco neutrale, chiamiamolo così. Quindi sicuramente attualmente adesso è la risposta numero uno su tutto il parco circolante faro lenticolare sulle varie basi di lenticolare. Andiamo a vedere poi. Kit Apollo. Già vediamo le miniaturizzazioni rispetto al kit monoled, quindi misure, come vedete, molto più strette. Una cosa molto importante è che questo prodotto è nato con la base H1. Il monoled, per esempio, non ce l'ha. Quindi questo, chi ha i fari lenticolari in base H1 si possono fare, ma non solo, perché sono state replicate le stesse basi del monoled, quindi l'H7, l'HB3, eccetera, eccetera, eccetera. Asimmetria, anche questa è una fotografia ripresa dalla nostra azienda, contro, diciamo, la sala cinesca, l'asimmetria è molto bella anche qua. Il colore è un pelino tendente più al blu, quindi magari uno esteticamente piace di più. Cosa molto particolare e molto più semplice per voi utenti che avete magari meno esperienza di me, che il kit Apollo, lavorando a 360 gradi, non ha bisogno di regolazione. Quindi al momento che tu inserisci, non ha bisogno di regolazioni, non devi regolarlo sull'ampiezza, perché tanto il LED è a 360 gradi. Quindi che lo metti così, o lo metti così, o lo metti così, il LED è sempre a 360 gradi, come la lampadina alogena. Invece il monoled va sempre regolato. Fatti i video sulle regolazioni del monoled XHP 70.2. Quindi comunque è un vantaggio per quanto riguarda rispetto al monoled, però ricordiamo sempre che il monoled è il top. Un altro vantaggio magari del kit Apollo è anche il prezzo è molto più basso rispetto al monoled. Voi vedete voi ragazzi, il monoled è sempre il re dei lenticolari, quindi chi vuole il miglior prodotto è sempre il monoled. Kit Apollo, assolutamente valida alternativa, anche perché ce ne sono due di alternative, o il monoled o il kit Apollo. Andiamo avanti. Eccolo qua, un altro test interessante, sempre preso da noi in azienda e laboratorio, il consumo reale, non chip reale. Wattaggio in 11,9, 31,35 watt, quindi molto potente. Vediamo il kit Apollo dopo un minuto. 11,8, quindi un pelino meno, 39,40 watt, molto potente. Ricordiamo che il LED Apollo, kit Apollo, scusate, utilizza sempre i Cray LED diversi, non è l'XHP 70.2, però lo stesso chip LED è sempre il Cray. Avendo più chip ha un consumo di wattaggio superiore, ok? Andiamo avanti. Tutte le basi, ovviamente, sia per auto che per moto. Quindi, 2 per auto, 1, quindi singolo, per moto. H7, HB3, H10, H8, H9, H11, H16, che racchiude un unico codice, IR2 9012, Toyota Auris, per esempio, D1 o DR, cioè vuol dire tutte le lampadine allo xeno, conversione delle lampadine xeno M, a LED, e D2 tutte le lampadine, quelle con conversione sempre xeno o M. Ovviamente, come vedete, 2 o 1. Eccoli qua.
Andiamo avanti. Kit Apollo, stesso discorso. Tutte le basi replicate uguali a MonoNed, anche per il kit Apollo. Quindi costo inferiore, regolazione inferiore rispetto a MonoLED, un valido diciamo, alternativa di scelta. Ricordiamo sempre, kit MonoLED, sempre il numero uno, ok? Bene, ricordiamo sempre il brand ElectroDiscount, che ormai ragazzi è il brand delle lampadine, ovviamente, il nostro sito internet elettro-discount.com, la nostra email info@elettro-discount.com, ovviamente trovate sempre lo shop online, dove c'è lo shop online trovate sempre la categoria dei fari a lente, quindi lenticolari, trovate sia il kit MonoLED che il kit Apollo. Ragazzi, spero di esservi ancora una volta d'aiuto. Ciao ragazzi, al prossimo video.